Bene, concludiamo oggi la parte relativa all'energia potenziale e al potenziale elettrostatico. Riassumo brevissimamente quanto abbiamo già visto. Abbiamo visto che se applichiamo il concetto di lavoro al campo elettrico e alla forza elettrica, si può dimostrare che il lavoro svolto dalla forza elettrica per spostare la carica da un punto a un altro non dipende dal percorso, quindi la forza elettrostatica è una forza conservativa, idem per il campo elettrico. E quindi, se mettiamo insieme il teorema dell'energia cinetica e la definizione di energia potenziale, abbiamo che la somma di energia potenziale più cinetica si conserva. Ok? Com'è definita l'energia potenziale in campo elettrico? Beh, dipende in generale dalla forma del campo. Se abbiamo un campo uniforme, come avevamo per esempio nel caso del campo gravitazionale, l'energia potenziale non sarà altro che una grandezza proporzionale alla posizione. Vedete per esempio il lavoro fatto per spostare una carica all'interno di un campo omogeneo come quello che c'è tra due piatti carichi è proporzionale allo spostamento e così sarà l'energia potenziale, sarà proporzionale alla posizione dell'oggetto. In generale invece se ho una carica puntiforme isolata nello spazio e un'altra carica vicino, la loro interazione ha associato un'energia potenziale che ha questa espressione. Qui il campo non è omogeneo, dipende dalla posizione, il campo fa come l'inverso del quadrato della distanza. Mentre l'energia potenziale è proporzionale al prodotto delle cariche, perché a K0 siamo nel vuoto, diviso la separazione delle cariche. Questo per ogni coppia di carica. Se ho più coppie, sommo per ciascuna coppia. Okay? Per come è definita l'energia potenziale, abbiamo visto che la si introduce in base alla definizione di lavoro, il lavoro per spostare la carica da A a B è uguale alla diminuzione dell'energia potenziale, ok? E nell'approssimazione in cui la forza è costante durante lo spostamento, allora possiamo, scusate, anche concludere che la forza è l'opposto della variazione dell'energia potenziale rispetto alla distanza. In realtà adesso siamo in grado anche di dire che più esattamente la forza possiamo prenderla come l'opposto della derivata dell'energia potenziale rispetto alla posizione. Questa è una definizione molto più precisa. Questo ovviamente vale solo se la forza è conservativa. Ogni volta che una forza è conservativa, quindi posso definire un'energia potenziale, questa posso sempre intenderla come la rapidità con cui l'energia potenziale, se volete, diminuisce o cambia rispetto alla posizione. Questo è il filmato che vi consiglio di vedere. Se poi consideriamo la relazione che c'è tra forza e campo, anche per l'energia potenziale ci sarà un'energia potenziale per unità di carica, quindi il rapporto tra energia potenziale e carica, che viene chiamato potenziale elettrico. Le due parole, ahimè, sono molto simili, ma il significato è ben diverso. Analogamente a quanto al legame che c'è tra forza ed energia potenziale, ce n'è uno analogo tra campo e potenziale. Anche il campo elettrico posso esprimerlo come l'opposto della derivata del potenziale rispetto alla posizione. Quindi se in una configurazione di elettrostatica conosco il potenziale in ogni punto, posso con questa operazione calcolare tutte le componenti del campo elettrico punto per punto che mi interessa. Quindi in una sola funzione scalare riesco ad ottenere, con quella funzione riesco ad esprimere il campo. Okay? Vado veloce perché queste cose le avevamo già viste. Quindi il campo, il potenziale elettrostatico per una sola carica isolata sarà uguale a K0, se siamo nel vuoto, la carica che genera il campo diviso la distanza dalla carica stessa. Qui per esempio ci sono, nel caso di una carica puntiforme, c'è la carica puntiforme al centro, le linee blu danno le linee di campo, le circonferenze in verde mi pare, sono le linee equipotenziali, cioè quelle che congiungono punti con lo stesso potenziale. Come potete osservare, in ogni punto in cui la linea di campo incrocia l'equipotenziale, le due sono una perpendicolare all'altra. Cioè normalmente il campo è sempre perpendicolare alle superfici equipotenziali, anche se ho un sistema elettrico che non comporta una sola carica. In generale la perpendicolarità si mantiene anche in situazioni più complesse, qui avete ad esempio un campo dipolare, okay, quello è lo stesso discorso. Okay, questo l'abbiamo già visto, questa è la funzione in due tre dimensioni del campo del potenziale, qui per quattro cariche, qui è per due.
possiamo intendere come potenziale elettrico in positivo, dove la carica è positiva, quindi come un avvallamento dove la carica è negativa. Ecco, qui questa parte ancora non l'avevamo vista, concludiamo con questa oggi. Che cosa succede se, immaginate, un sistema semplice dove ho una carica conduttrice sulla quale verso, sulla quale emetto, alla quale aggiungo una carica elettrica, per esempio positiva. Poiché la superficie è regolare, cioè non ha asimmetrie, per simmetria appunto la carica si distribuisce in maniera regolare su tutta la superficie e solo sulla superficie esterna, l'abbiamo già visto. Quindi il potenziale a distanza R dal centro della superficie, che in quanto sfera è una superficie equipotenziale perché è la superficie di un conduttore, avrà un potenziale che è dato dalla carica totale che attribuisco, che carico sulla sfera, diviso il raggio della sfera per K0. Se poi utilizzo questa espressione con la densità di carica, cioè esprimo la carica Q come la superficie della sfera, 4πr² per questa sigma che è la densità di carica, quanta carica per unità di superficie, posso scrivere anche che il potenziale sulla superficie della sfera è proporzionale scusate, alla densità di carica per la dimensione della sfera stessa. Questo è utile perché ci permette di capire come si distribuiscono le cariche se la superficie è più complessa di una singola sfera. Immaginate di avere due sfere diverse, collegate da un filo conduttore. Ora, se adesso io metto una carica su una sfera, questa si distribuisce su tutto il sistema, perché questo conduttore permette alle cariche di spostarsi da una sfera all'altra. Ed essendo collegate, ed essendo due oggetti conduttori, la superficie formata dalla prima sfera, dalla seconda e dal filo diventa una superficie equipotenziale, cioè il potenziale sulla prima sfera sarà identico a quello sulla seconda. Quindi V1, potenziale della prima sfera, uguale a V2. Ma V1 è proporzionale a sigma 1, densità di carica sulla prima, per R1. V2 è proporzionale a sigma 2 per R2. Quindi, se il prodotto densità di carica per raggio della sfera è lo stesso per entrambe le sfere, significa che in ciascuna sfera la densità di carica è inversamente proporzionale al raggio della sfera stessa. Quindi, tecnicamente, se ho una superficie, possiamo generalizzare, è chiaro il concetto? Scusate, sono un po' veloce forse su questo. Questo mi permette di dire che se ho una superficie equipotenziale dove dove attribuisco il metodo della carica, la distribuzione di carica sarà più concentrata nei punti dove la superficie, diciamo così, è più appuntita, ha delle brusche variazioni della curvatura. Immaginate per esempio questa regione, ecco qui dove la curvatura della superficie è piuttosto ampia. Qui ho meno carica, dove invece qui la superficie cambia di parecchio, la carica è più concentrata. Perché? Vale il ragionamento di prima. Immaginate che ci fosse una sfera qui tangente alla superficie stessa, quindi il raggio della sfera tangente a questa superficie è quello che si chiama raggio di curvatura di quella sfera, che si comporta come l'area della sfera di prima, dove la superficie del conduttore ha una curvatura piccola, cioè dove ho un raggio grande, la densità è bassa, dove ha una curvatura piccola, quindi una curvatura grande, scusate, quindi il raggio della sfera tangente è piccolo, la densità è più elevata. Ecco perché in generale la carica si distribuisce in un conduttore in maniera inversamente proporzionale a quanto alla curvatura locale del conduttore. Questo è quello che si chiama potere delle punte e viene usato principalmente per esempio nei parafulmini. I parafulmini sono delle aste, dove poste sopra i tetti delle abitazioni, perché in presenza di temporali, dove c'è molta elettricità statica, la carica elettrica indotta dalla carica delle nubi si concentra in quei punti e quindi l'eventuale fulmine si scarica
si carica attraverso quel percorso, evitando di colpire magari parti che altrimenti si danneggerebbero, come l'interno dell'abitazione. Per la stessa ragione, quando c'è un temporale, la cosa più saggia da fare è mettersi all'interno di una struttura metallica. Immaginiamo torniamo all'esempio che avevamo visto in partenza, cioè alla situazione in cui abbiamo un campo omogeneo, un campo elettrico omogeneo, prodotto da due lamine metalliche, caricate nello stesso modo ma con segni diversi. D'accordo? In queste situazioni una carica eventuale presente in questo spazio viene soggetta a una forza che la sposta dal punto A al punto B, quindi lungo la linea di campo, se la carica è positiva. Per cui il lavoro svolto dalla forza elettrica per spostare la carica vale carica per campo per spostamento della carica, quindi distanza tra i due piatti, e questo vale l'opposto della differenza è uguale alla diminuzione dell'energia potenziale dal punto di partenza al punto di arrivo. Possiamo anche utilizzare la relazione che c'è tra energia potenziale e potenziale elettrostatico, e scrivere che il lavoro è uguale a meno la carica Q per la variazione di potenziale elettrico, quindi potenziale finale meno potenziale iniziale cambiato di segno. D'accordo? Quindi se ho una forza che agisce in questo senso, cioè la carica immessa in un campo elettrico, il lavoro svolto dalla forza elettrica, che è uguale alla diminuzione di energia potenziale, vale anche l'aumento di energia cinetica. Questo vale per qualsiasi forza, quindi energia cinetica finale meno iniziale. Quindi se applichiamo a questa situazione la conservazione dell'energia, diremo che la somma tra l'energia cinetica, cioè un mezzo della massa della carica in movimento per la sua velocità al quadrato, più il prodotto tra la carica stessa e il potenziale, è lo stesso tra il punto di partenza e quello di arrivo, cioè si conserva l'energia cinetica. L'energia totale, scusate, cinetica più potenziale. Questo l'abbiamo visto pari pari per il campo gravitazionale omogeneo della Terra, si applica nello stesso modo anche per un campo elettrico quando questo è omogeneo, come tra i piatti di tra le due, insomma, lamine cariche di un condensatore. Detto questo, riprendiamo il concetto della sfera carica e osserviamo che questa relazione l'abbiamo appena vista. Il potenziale sulla sfera vale K0 carica sulla sfera diviso raggio della sfera. In generale, quindi, anche se non ho una sfera, una cosa più complessa, e su questo conduttore riverso una carica, il conduttore assume una certa grandezza di potenziale che è legata a quanta carica acquisisce. Prende il nome di capacità del conduttore il rapporto tra la carica che si trova sul conduttore diviso il suo potenziale. Questa grandezza, cioè il rapporto tra la carica che si trova su un conduttore diviso il potenziale a cui il conduttore viene a trovarsi in virtù del fatto che ha la carica, prende il nome di capacità. E se la carica la misuro in coulomb e V in volt, il rapporto coulomb fratto volt prende il nome di Farad, da Michael Faraday, che è una grandezza molto elevata. Di solito si usano i picofarad, 10 alla meno 12 farad. Nel caso nostro, e semplifichiamo il caso della sfera, che è la cosa più semplice, se definiamo come capacità il rapporto Q diviso V, dato che V vale K0 Q su R, allora la capacità della sfera sarà data da R, raggio della sfera, diviso K0, costante di Coulomb nel vuoto. Ci sono domande? In questo caso la capacità è legata a quanto grande è la sfera. È una questione legata alla geometria del nostro conduttore. Attenzione, se la sfera fosse immersa non nel vuoto ma in un mezzo, allora qui avremo anziché K0, K0 diviso epsilon R. E la capacità sarebbe moltiplicata per epsilon r, cioè se ho il conduttore non nel vuoto ma in un mezzo, in un dielettrico, la capacità è più grande, diventa più grande.
Un tipico sistema di questo tipo, la cui, che viene sfruttato per la sua capacità, per la sua abilità di custodire, di immagazzinare cariche, è il sistema formato dalle due lamine metalliche a facciate con carica di uguale entità ma di segno opposto. Questo tipo di struttura viene chiamata normalmente condensatore. Che cos'è un condensatore? Un condensatore è un sistema formato da un conduttore in grado di immagazzinare cariche. Che tipicamente lo si rappresenta con questo simbolo. Scusate, con questo è il condensatore più semplice, non tutti sono fatti in questa maniera, ci sono anche più complessi. Cioè ho due lamine metalliche a facciate, normalmente al loro interno, nel caso più semplice, posso pensare che ci sia il vuoto, può darsi che ci sia anche della plastica, della carta o un dielettrico. Questo è un sistema che viene usato spesso nei circuiti elettrici normali. Per esempio, quando voi fate una foto col cellulare, okay, l'energia che utilizzate per fare la foto, il flash, okay, viene dalla carica immagazzinata in un condensatore all'interno del circuito. Abbiamo già visto che se ho due lamine metalliche cariche di segno opposto affiancate, il campo elettrico all'interno della regione tra le due cariche è dato dal rapporto tra la densità di carica di ciascun piatto diviso ε0 se siamo nel vuoto. La densità di carica sarà carica diviso area dei due piatti. Il campo elettrico posso anche esprimerlo come la differenza di potenziale tra le due lamine metalliche diviso la loro separazione. Ok, mettendo insieme queste due grandezze, posso calcolare che il rapporto tra la carica presente sulle due piatti e la loro differenza di potenziale è esprimibile come la costante dielettrica, ε0 se sono nel vuoto, attenzione, oppure ε0, ε0R se sono in un mezzo, per la superficie esposta tra le due piani, okay, quanto grande è l'area di questa piastra metallica, diviso la loro separazione. Questa è la capacità di un condensatore a facce piane parallele. Ciascuna faccia ha una superficie A e dista dall'altra per una distanza d. D'accordo? Questa relazione, ripeto, la troviamo utilizzando la relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale e tra il potenziale e la carica presente sul condensatore stesso. Ovviamente tenete presente che le due cariche sono sì la stessa quantità, ma sono di segno opposto. Ok? Anche questo l'avevo già detto precedentemente, se immaginiamo anziché che ci sia il vuoto tra i due piani, ci sia un dielettrico, tipo per esempio un sistema molto utilizzato, quello di mettere della carta o della plastica, allora il dielettrico avrà una costante dielettrica εR maggiore di 1 e quindi vedete che rispetto al caso in cui nella regione tra i due piani carichi c'è il vuoto, il sistema che contiene un dielettrico nella regione tra le due piani cariche positivo e negativo ha una capacità maggiore perché εR è normalmente più grande di 1 e uguale a 1 solo nel vuoto. Okay? Quindi riassumendo, per capacità intendiamo il rapporto che c'è tra la carica che si trova su un conduttore diviso il potenziale a cui si trova il conduttore stesso. Se ho una sfera, se il conduttore è una sfera, e prendo potenziale nullo all'infinito, allora la capacità della sfera è data dal raggio della sfera diviso K0 se sono nel vuoto. Se invece ho un sistema di questo tipo, due piani metallici piani paralleli, ciascuno di area A separati da una distanza d, la capacità di questo sistema, cioè il rapporto tra la carica che posso caricare, tra virgolette, sui due piani metallici diviso il potenziale a cui si trovano, è data dal prodotto tra la costante dielettrica del vuoto, se sono del vuoto, o moltiplicata per quella relativa del mezzo, se sono in un ambiente che è diverso dal vuoto, per la superficie esposta, diviso la distanza tra i due piani. Quindi un sistema, per esempio, per aumentare la carica della capacità è quello di ridurre la distanza tra i due piani. Se sono molto vicini, la capacità è molto alta. Oppure di aumentarne la superficie. Qui lasciamo stare questa interpretazione. Qui avete ad esempio alcuni condensatori.
vengono usati. Uno delle applicazioni o dei sistemi che si comportano come un tensatore è la membrana cellulare. Sicuramente l'avrete vista anche in biologia diverse volte. Questo che vedete qui sotto, questo curioso simbolo, è il simbolo con cui nell'ambito della teoria dei circuiti si indica il condensatore, cioè due barrette verticali collegate da un filo. Okay. Come si fa a caricare un condensatore? Abbiamo visto che il condensatore è fatto da due piani metallici affiancati. Per caricarlo, lo collego a un dispositivo che vedremo magari prossimamente, che si chiama batteria, cioè un dispositivo che serve a produrre e mantenere una differenza di potenziale. Ai capi, ai poli, come si dice, della batteria, qui c'è l'esempio di una batteria di un'auto, ci sono due segni, quello col più e quello potenziale più alto, quello col meno e quello potenziale più basso. Una volta che io collego il mio condensatore alla batteria, allora in questo caso il piatto metallico di sinistra assume una carica positiva, quindi ha potenziale positivo, il piatto a sinistra assume una carica negativa, okay? E quindi tra i due piani si stabilisce un campo elettrico. D'accordo? Per poterlo caricare, possiamo immaginare questo è il lavoro che fa la batteria, di spostare poco alla volta cariche piccoline, cariche elementari, dal piatto di destra a quello di sinistra, quindi creando uno scompenso di carica. Okay? E quindi per ogni piccola carichetta Q che viene spostata da un piatto all'altro, la batteria fa un lavoro che è la carica per la differenza di potenziale acquisita in quel momento, che però cambia, poiché la carica sui due piatti cambia nel tempo. Ok? In questo modo la relazione, dato che C è una costante, la capacità del sistema è una costante, la relazione tra il potenziale a cui si trovano i due piani metallici e la carica che si trova su ciascuno dei due piani è una relazione lineare. Di fatto l'area sotto la relazione mi dà la misura del lavoro necessario a caricare il condensatore stesso. Quindi il lavoro che la batteria svolge per far sì che il nostro condensatore si carichi è un mezzo del prodotto tra la carica acquisita del condensatore per il potenziale finale a cui si trova. Okay? Se questa, perché è un mezzo? Perché la loro relazione non è costante, Q e V sono dipendenti l'uno dall'altro. Okay? E quindi l'area di questo triangolo sarà base per altezza diviso 2, è l'area di un triangolo, non di un rettangolo. Ecco perché c'è un mezzo. Se poi utilizziamo la relazione che lega potenziale e carica, e quindi la capacità, inserendo quindi in questa relazione il fatto che la carica è potenziale per capacità, posso esprimere la stessa energia, qui la viene espressa dal termine U, sia come un mezzo QV, ma anche come un mezzo CV alla seconda. Oppure, se voglio esprimere l'energia del condensatore in termini di carica sul condensatore stesso, sostituisco a VQ su C e ho un mezzo Q quadro su C. Queste tre espressioni sono equivalenti e mi dicono quant'è l'energia che spendo per caricare un condensatore che abbia capacità C in modo che acquisisca una carica Q oppure in modo che acquisisca un potenziale V doppio. Okay. Questa è l'energia che una volta che il condensatore è caricato custodisce e può rilasciare in condizioni opportune in tempi molto molto rapidi. Questo è quello che fa il flash del cellulare o della macchina fotografica e i condensatori sono quelli che avevamo visto prima, che sono aggeggini di questo tipo. Okay. In particolare quelli in forma cilindrica non sono altro che due lame, immaginate due fogli di alluminio, quello che c'è in cucina per avvolgere i cibi. Due pellicole metalliche molto sottili, tra le due c'è un sottilissimo strato, per esempio, di carta o di materiale plastico isolante che fa da dielettrico. Okay? Questi sono avvolti su se stessi in modo tale da compattarli e assumono questa forma, ahimè. Qui vediamo di chiudere. Ok, già l'ho vista, ok.
Se immaginiamo di esprimere la stessa relazione di prima in termini di campo elettrico, vediamo che l'energia associata al condensatore non è altro che un mezzo epsilon 0, costante del vuoto, se nel condensatore c'è il vuoto, per il campo elettrico al quadrato diviso AD, ma area dei due piani paralleli per la loro separazione è il volume nel quale ho campo elettrico. Se divido questa grandezza per il volume, ho la densità di energia associata al campo elettrico. E questa è una novità. Morale della favola, nella regione in cui ho il campo elettrico, posso immaginare che lì ci sia concentrata una certa quantità di energia, cioè l'energia che spendo per caricare il condensatore, posso pensarla anche immagazzinata nel campo elettrico, che ha adesso associato una certa energia. Cioè, per creare un campo elettrico dove prima non c'era, devo spendere energia. Quanta energia mi serve? Beh, l'energia per unità di volume è un mezzo della costante dielettrica del vuoto, se sono nel vuoto, per l'intensità del campo elettrico al quadrato. E quindi creare un campo elettrico costa energia e l'esistenza di un campo elettrico ha adesso associata un'energia. Ok. Se la batteria tiene, oggi se non ci sono domande mi fermo qui. Tutto chiaro? Molto bene.